Con questo garage abbiamo dimostrato che esistono auto sportive che si possono vivere tutto l'anno. È vero, 270 cavalli da mantenere costano di più, ma questi soldi si traducono in piacere di guida e ogni tanto nella vita qualche sfizio bisogna toglierselo. Detto questo, sentiamo le vostre domande. Fra i commenti della prova di Andrea si è creato un mini dibattito sul senso del cambio automatico per un'auto sportiva. Come vi abbiamo detto, la 308 GT è rigorosamente manuale 6 marce, il che per un purista va benissimo anche perché il comando è ottimo. Non siamo però d'accordo con chi sostiene che l'assenza del pedale della frizione sia un male assoluto se la trasmissione è di ultima generazione con comandi al volante. In questo caso infatti nella guida sportiva ci si può divertire, si guadagna concentrazione sulla strada e quindi velocità. Poi ovviamente è una questione di gusto. Tony Cellulu ci ha fatto una bella domanda tecnica sul differenziale meccanico, chiedendoci se quello di un'altra compatta supersportiva come la Leon Cupra funziona meglio. La risposta è che il differenziale autobloccante montato dalla Seat è meccanico ma gestito elettronicamente e questo lo rende meno brusco nelle reazioni sull'avantreno e quindi sullo sterzo. La pista invece preme la cattiveria di un sistema meccanico puro come quello Peugeot, che comunque non mette in crisi l'assetto e regala al pilota il piacere di controllare le reazioni senza filtri. Quindi molti di voi hanno pubblicato commenti critici sulla scelta di amplificare il sound elettronicamente. Come hanno detto sia Giuliano che Andrea, nei video siamo d'accordo, il rombo risulta artificiale e sarebbe stato meglio lavorare di più sulla meccanica e sullo scarico. Peugeot in questo caso ha fatto una scelta sbilanciata sulla sobrietà, nell'ottica di utilizzare l'auto tutti i giorni, senza rinuncia alcuna in termini di comfort. Magari un giorno cambieranno idea sotto la pressione degli uomini di Peugeot Sport, che le auto le sanno far suonare molto bene. Concludiamo con un ringraziamento per l'entusiasmo che ci hanno trasmesso tutti coloro che si sono candidati alla partecipazione di questo garage. Purtroppo, come sapete, abbiamo potuto portare con noi a Modena solo 3 persone, Davide, Andrea e Gianni. Sono stati fortunati, si sono divertiti e ci hanno motivati loro stessi a bissare quanto prima iniziative del genere, magari allargate ad veri e propri track day. E sarà questo il nostro buon proposito per il 2016. Le altre risposte le trovate nei commenti YouTube, seguendo l'hashtag OmniAutoGarage. E se non l'avete ancora già fatto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di seguirci su Facebook, Twitter e Instagram.